Buongiorno a tutti e benvenuti su Scudere. Oggi vi parlo di questa interessante bilocale che ha uno spazio di monolocale, ma veramente molto molto interessante perché ha un ingresso indipendente e abbiamo una cucina abitabile, una camera da letto con bagno e poi un soppalco non abitabile ma decisamente sfruttabile come andremo a vedere anche dal video. Quindi, come dicevo, è un bilocale piccolo perché non è enorme, ma ha la bellezza di avere il suo ingresso indipendente, avere uno spazio esterno condominiale dove è possibile parcheggiare l'auto, o la motocicletta, le biciclette, insomma, questo spazio che vediamo adesso di fronte a noi e siamo di fronte c'è soltanto un asilo. E le montagne, quindi un'isola comunque felice. Siamo a 4 km dalle spiagge di Deiba e di Framura, quindi una posizione anche strategica. Da qui partono dei bellissimi sentieri sia per le mountain bike, per le biciclette o per il trekking. Ecco, diamo ancora uno sguardo a questo soggiorno e cucina. La casa è ristrutturata, ripeto, il riscaldamento è autonomo, spese condominiali sono pressoché quasi nulle. Diamo ancora una carrellata. Zona decisamente tranquilla perché siamo rientrati dalla strada, quindi i rumori, gli unici rumori che possono esserci qui sono gli uccellini a primavera. Ecco, questa è la camera da letto con il suo soppalco. Ricorda molto un loft, infatti è più da considerare un loft come acquisto perché era un vecchio locale che è stato ristrutturato e adibito ad appartamento, quindi stiamo parlando comunque di un appartamento, di un classe A. Come vedete è stato tutto rifatto nuovo. Vi ricordo che siamo a Deiva Framura, cioè siamo ai confini tra Deiva e Framura. Ecco, questo è il bagno, bagno con doccia. Abbiamo gli spazi esterni dove è possibile parcheggiare, spazi esterni condominiali, non sono di proprietà, ma è possibile parcheggiare l'auto comodamente. Ecco, il bagno continua con un pezzo di lavanderia, dove abbiamo la caldaia e la lavatrice. Anche questo bagno con finestra. E proseguiamo nella parte superiore, dove abbiamo appunto questo soppalco che termina con un ripostiglio che non riesco a farvi vedere perché c'è del materiale per i più piccoli per andare al mare, quindi non riesco ad arrivare fino al ripostiglio che sarebbe un sottotetto. Ecco, questa porticina che andiamo a vedere, lì c'è un ripostiglio. Comunque, come vedete, lo spazio utilizzabile è decisamente di questo soppalco interessante. Con questo noi abbiamo terminato il nostro video, io vi ringrazio di aver visto questo video con Scudere e alla prossima. Scudere protegge il tuo sogno immobiliare.